Sabato prossimo si festeggeranno i 20 anni dell'Associazione Libera a Pisa in luoghi diversi con eventi diversi. Sentiamo quali sono. L'Associazione Libera festeggia i primi 20 anni della sua nascita, fondata da Don Luigi Ciotti. L'evento sarà caratterizzato da una serie di iniziative distribuite nella giornata di sabato 30 maggio. La festa è articolata in tre momenti principali. Un primo momento la mattina presso i campi sportivi del CUS, quindi del Centro Universitario Sportivo dell'Università di Pisa, dove si svolgerà un torneo di calcetto a cui parteciperanno moltissimi ragazzi e moltissime associazioni del territorio, quindi un primo, diciamo, momento aggregativo. Il pomeriggio poi dalle 4 invece ci sposteremo al Polo Carmignani dell'Università di Pisa, dietro Piazza dei Cavalieri, e lì ci sarà la conferenza, una conferenza su temi di attualità, dal titolo infatti da Tangentopoli a Mafia Capitale. Nel corso della presentazione è stata anche tracciata una mappa di dove a livello provinciale e regionale si registrano presenze e comportamenti di mafia e di corruzione. La Commissione Affari Istituzionali ha censito circa 35 organizzazioni criminali che hanno operato, quindi attraverso l'accertamento di inchieste, hanno operato e operano appunto nella nostra regione. Questo numero è un numero a ribasso, nel senso che probabilmente molto di più sta accadendo. Un altro dato è quello dell'Osservatorio Toscano sui beni confiscati, la Regione Toscana, che nel 2013 ha censito circa 83 tra beni e aziende confiscate e quindi sono dati decisamente allarmanti. Allarmanti perché la presenza delle mafie in Toscana è sì attraverso tutta una serie di attività tradizionali illecite, quindi dalla tratta degli esseri umani al traffico di droga, al riciclaggio, all'usura, ma soprattutto attraverso una presenza sempre più prominente all'interno dell'economia del territorio. In questo senso abbiamo quindi